Excel. Let's go bitches, this is power. Ho visto che il contest di ieri, il video dei 15.000 iscritti, ha avuto molto successo. Penso questo proprio per lo Scoof Gaming. Brutti avvoltoi che non siete altro. No, scherzo, scherzo, scherzo. Comunque, tralasciando questo, ho pochissimo tempo per parlare di questo video. Bene, parlerò di quella che è la mia carriera di giocatore professionista. Dagli inizi, partendo proprio dagli inizi. Io ero un giocatore di Rainbow Six Vegas. Sono passato da Rainbow Six Vegas 1 a Rainbow Six Vegas 2. Ho sempre giocato a COD nel frattempo, facevo tornei già su Rainbow Six. E mi sono spostato andando a giocare a COD 4. Ho iniziato a giocare a COD 4 iniziando a fare tornei di Cerca e Distruggi Veterano su TLC, che era un sito che organizzava tornei. E dopo un po' mi sono distaccato. Come mi sono distaccato? Ero un ragazzino, un bimbo minchia. Esistevano solo due clan che facevano diciamo la modalità standard, quella normale, che giocavano tornei e roba varia in quella modalità, ed erano i Rev, cioè Revolution Gaming, e i Dei, Divide e Timpera. Bene, io ero molto affascinato dai Rev perché li vedevo sempre afflammare sui forum con i giocatori del veterano, e io volevo cercare una sfida in più, volevo cercare di avvicinarmi al normale a tutti i costi. Alla fine, dato che ero un bimbo minchia, dato che ero già abbastanza conosciuto per essere un giocatore di veterano che faceva tornei in veterano, ho deciso di crearmi un account fake che si chiamava tipo Vivi, una cosa del genere, quindi un account fichissimo proprio, e giocavo e partecipavo nelle partite di questi giocatori sperando che un giorno mi avrebbero contattato. Un giorno, giocando con loro, vedo che mi arriva la richiesta amico di Fatalacco, che era un giocatore di Revolution Gaming. Inizio a parlarci, a scherzare con lui, e inizio a giocare. Piano piano che gioco con loro pubbliche, partite normali di pubblica, conosco anche gli altri componenti di quello che era il clan Revolution Gaming, come Jackets, Necrotorture, Full e così via, Dr. Grower, eccetera eccetera, Jelly Ash, un sacco di gente. E loro erano delle persone molto unite, giocavano 2 anni assieme. Io sono arrivato e ho proposto di entrare. Diciamo che un tempo si facevano come dei provini, e provino era di fare un tutti contro tutti su Shipment, che era, ora non mi ricordo il nome italiano, però la mappa quella con piccolissima, con i container di COD 4. Riuscii a far passare il provino ed entrai nei Rev, e lì mi chiamai proprio Rev Powa, Rev spazio I spazio Powa. Da lì iniziai a giocare e conobbi altre gente, cominciai a diventare veramente forte. Jagitz fu, diciamo, il mio mentore, mi insegnò veramente delle cose, specialmente su come mantenere la calma in partita. Cioè, si incazzò tante di quelle volte con me che io, per cercare di farlo contento, cercavo in tutti i modi di giocare al meglio, quindi ero sempre sotto pressione, e sono riuscito poi a migliorare. In quel momento conosco anche altra gente come Ronke, come Ian del Team Quid, come Maze, che si chiamava Raiden, che era sempre un altro persona che ho conosciuto comunque giocando a normale. Questi giocatori, io e Ronke, volevamo giocare, diciamo, quella che era la modalità giocata in tutto il mondo, in Europa, quelle di tornei più importanti, pieni di soldi, dove giocava la gente più famosa, che era sponsorizzata da cose come la Dr. Pepper, cioè quelle cose, e scopriamo MLG, e scopriamo subito dopo Decerto. Giochiamo un po' a Decerto, proviamo e vede che ci piace tantissimo. Allora cosa decidiamo di fare? Di provare a proporla, di portarla in Italia, in quello che era il sito di LC. Come proviamo a cercare di parlare di questa cosa, veniamo subito frenati, fermati, ci vengono tagliate le mani, veniamo bannati dal sito a vita, così, perché la gente non gli piaceva questa novità, anzi si incazzava contro chi giocava il normale, perché dicevano che non faceva schifo, non era realistico, non era divertente, era figo giocare solamente Cerca e Distruggi Veterano 6 contro 6, tutti camperati e così via, senza restrizioni comunque, quindi un bello schifo. E allora decidemmo di cominciare a giocarlo, io, Ronke, Maze ed Ian. Incominciamo a giocarlo e cominciamo a fare quelli che erano i primi tornei online, le prime One Day Cup. Decidemmo di fare all'inizio allenamento, incontrammo team come il Team Dignitas, perché un tempo i Dignitas sono un'organizzazione molto famosa, un tempo sponsorizzavo perfino team di console, gli SK, così via, giocavamo contro di loro, e lì cominciai a quello avvicinarmi a che era l'ambiente professionistico, quello competitivo. Ero un ragazzino, ero gasatissimo, però era una cosa troppo bella, perché dal passaggio Rainbow Six Vegas 2 sono come salito, sia in termini di skill sia in termini di competizione, perché lì si giocava contro gli stranieri, un tempo poi le connessioni erano qualcosa di schifosissimo, ma era bellissimo giocare il Decerto, era un qualcosa di favoloso. Poi tra l'altro era molto diverso da quello che era MLG, non è più come ora che c'è un ruleset solo. Comunque iniziammo a giocare, a cominciare a fare i tornei, inizia pure a svilupparsi in Italia qualche altro team, come per esempio i Quid, quelli che erano gli ES, che erano un team venuti dalla PS3, poi
poi c'erano altri team, proprio i Quid sono ritornati a giocare, i Day e così via. Lì, tra l'altro, ho conosciuto Bibbo, un mio grande amico ed ex compagno di team, che saluto, anzi, ciao Bibbo, spero che Filim stai, mi stai vedendo nel video. Comunque, oltre a questo, abbiamo cominciato a fare i primi tornei. Arriviamo al primo torneo che viene fatto proprio da TLC, che ci aveva insultato, cacciati via. Arriviamo alla finale, dopo che la vinciamo, e dovevamo fare la grand final, quella del, diciamo, la finale di... Dopo che chi sta in winner bracket e vince la finale, dopo deve scontrarsi contro chi vince la loser bracket final, partendo con delle mappe in più. Però il giorno della grand final cosa succede? Io mi ammalo e Ron che stava già male da giorni. Avevamo tutte e due 39 di febbre e non riusciamo a giocare la finale. E quindi il torneo finisce con una sorta di patteggiamento alla fine. Non ho ben capito nemmeno io com'è finito, perché è andata tutta a scatafascio per via che io e quest'altro giocatore non potevamo giocare e avevamo vinto tutte tra l'altro le partite. Comunque, questa è la storia di God 4, perché poi è arrivata quella di MW2, e quella di MW2 è molto più lunga, molto più particolare, già molto più piena di competizioni, di tornei, vittorie e sconfitte soprattutto. Quindi è un qualcosa che è molto più grande, e qui ne parlerò nel prossimo video. Durerà un bel po', quindi questo qui è solamente per questo video. Scusatemi se è un po' corto, ma la storia di God 4 dovete capire che COD 4 era durante il periodo di Call of Duty World at War, e tutti erano passati da COD 5 a COD 4 dopo qualche mese, quindi non c'è stato abbastanza tempo per giocarlo, perché praticamente io sono arrivato a marzo a giocare COD 4 a livelli competitivi, a fare tornei e così via, quindi è da lì che ho iniziato. Quindi l'unico torneo che è stato fatto sono state qualche One Day Cup, che sono ovviamente siamo arrivati tra i primi posti qualche volta, ma niente di più, e poi questo torneo che è stato fatto su TLC, dove si è arrivato alla fine ad avere due vincitori, perché la Grand Final non si è riuscita a giocare. Comunque, vi parlerò poi quello di MW2 nel prossimo video, andrò poi a parlare quello di Black Ops, poi di MW3, di Black Ops 2, fino ad arrivare ora a quello di Ghost. Spero vi piaccia questa serie, secondo me è molto divertente capire come ho iniziato io, quello che ho fatto, come è arrivato tra l'altro il deserto e l'MLG in Italia. Spero vi sia piaciuto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, let's go! Aspettate, 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 non chiudete il video, non chiudete il video, aspettate, mi sono scordato una cosa, post scriptum. Allora, per prima cosa, non ho più il desktop, c'era un ragazzo molto gentile che mi aveva fatto un disegno e me l'aveva mandato su Facebook, e io l'avevo preso e lo volevo inserire in uno dei prossimi video. Il punto è che ho perso sia il suo nome, perché l'avevo scritto su un file Word insieme alle immagini che mi aveva mandato, quindi mi dispiace se non ho potuto pubblicarla, spero che me la rimanderai se stai guardando questo video, perché mi faceva molto contento poter pubblicare diciamo, una cosa fatta da un mio subscriber. Comunque, oltre a questo, ringrazio anche Martelli che è qui nel video, come avete visto. E quindi un saluto anche a Martelli. Ciao Martelli, spero che stai vedendo pure della fine di questo video. Quindi let's go, bitches! Vi saluto definitivamente ora, bye bye. Sotto controllo.